Domenica sera invece sarai ancora nei nostri amici che hanno cominciato a conoscerti ed apprezzarti, per cui è una cosa importante. Domenica sera Antonio De Renzo condurrà la trasmissione di fine mandato. Un gran finale davvero quello di stasera con la parete dei Super Top Lot, non solo dal punto di vista dei nomi che citerà Antonio, ma anche dal punto di vista redattivo, devo dire, sono fantastiche, veramente bellissime. Bene, vi lascio in ottima compagnia con Antonio De Renzo e se vorrete faremo un gran finale insieme. A voi Antonio. Grazie Alessandro, ben ritrovati amici, grazie per la pazienza e per l'entusiasmo, e comunque per la pazienza per averci atteso fino a quest'ora e per l'entusiasmo che avete dimostrato fino ad ora. Questa sera abbiamo una parete, aspetta un attimo, noi la svegliamo subito. Una parete top lot veramente entusiasmante, veramente emozionante, veramente importante. Abbiamo cercato di ricreare quelle simmetrie che piacciono tanto, che abbiamo già creato nell'ultima trasmissione di martedì scorso, dove avevamo, non so se vi ricordate, due Mario dei Fiori, due tavole di Mario dei Fiori. Questa sera, questa notte anzi, vi riproponiamo una simmetria simile, sempre con delle nature morte, però abbiamo un nome diverso. Bene, andiamo a riprendere l'opera numero 34. Signori, parliamo di una bellissima opera Olio su tela, un ovale davvero strepitoso di Pier Francesco Cittadini. Ricordiamo che sebbene Pier Francesco Cittadini fosse nato a Milano, ben presto si trasferisce a Roma per cercare di acquisire quelle che erano proprio le tradizioni della pittura romana. Prima di fare questo fu particolarmente attivo a Bologna e dove conobbe Guido Reni interesse per le nature morte e nello specifico nelle nature morte rappresentanti dei fiori. Andiamo a vedere il fondale, signori. Il fondale scuro che ricorda, che richiama a forti influenze caravaggesche. Ricordiamo che Caravaggio, come molti artisti del Seicento, andava, del fine Cinquecento, inizi Seicento, andava a creare questo fondale bruno proprio per andare ad evidenziare le forme, in questo caso i fiori. Quindi abbiamo narcisi, anemoni, tulipani, roselline, aquilegie, abbiamo garofani e poi, signori, quel blu oltremare che a me piace tanto. Vediamo anche qui tutti i fiori blu, se riusciamo. Benissimo, signore, perché pongo l'accento su questi fiori blu? Non soltanto perché il blu è sicuramente un bel colore, un colore che evoca serenità, evoca spiritualità, se vogliamo, ma soprattutto perché ricordiamo che fino al 1800 i colori non erano distribuiti e venduti attraverso le aziende come potrebbe succedere adesso. Infatti nell'Ottocento, grazie agli artisti impressionisti che creavano opere en plein air, abbiamo avuto la diffusione dei classici tubetti di colore che tutt'oggi conosciamo. Bene, all'epoca, signori, non succedeva così. Gli artisti creavano o in maniera autonoma il colore all'interno del loro atelier, oppure li acquistavano da coloro che però miscelavano e creavano colori appositamente per loro. Per creare il blu, signori, veniva usata la polvere di lapislazzulo. Questo vuol dire i signori che sono appassionati a casa di pietre dure, preziose, sanno benissimo che il lapislazzulo è una pietra molto molto costosa e molto importante. Quindi andavano a ricreare questo blu oltremare grazie al lapislazzulo. Entrare all'interno proprio della tecnica. Sapete che per me un'opera d'arte è un documento che riusciamo a interpretare, che riusciamo a leggere, proprio se conosciamo anche i materiali, quindi non soltanto andandolo
a contestualizzare dal punto di vista storico-artistico, ma anche il materiale. Quindi vediamo l'evoluzione della tela che si fa sempre più sottile, più raffinata, andandoci a avvicinare verso il 700 e 800. In questo caso abbiamo anche la trama, lo potete vedere anche ad occhio nudo, che è molto più spessa, molto più grossa, ma ovviamente che conferisce molto più carattere all'opera stessa. Quindi abbiamo questo tripudio di fiori, questa composizione di fiori che pare quasi librarsi e mostra una grande inventiva all'artista, proprio anche per l'impiego sapiente anche della luce. Vedete, signori, che vista un po' da lontano in questa inquadratura perfetta del nostro amico Aldo, il cameraman, proprio vediamo che i punti di luce creati con la biacca bianca si va proprio a creare, proprio come se ci fossero degli spot, come se ci fossero delle illuminazioni che vanno proprio a evidenziare le forme e i colori più chiari. Quindi sembrano quasi librarsi in volo. A me piacciono tanto queste opere, Nature Morte, perché non hanno il vaso anche appena accennato. Se vedete in basso si nota quasi appena, però questo a me conferisce, secondo me, ancora più carattere all'opera, perché sembra quasi un'opera informale dei primi del Novecento, quasi un'opera eterea, astratta. Mi piace molto, è un bellissimo anche formato, perché parliamo di un'opera ovale che misura centimetri 104 per 80, un olio su tela di importanza maestosa. Facciamo un fermo immagine sulla 34, signori, perché vi faccio una piccola sorpresa. Abbiamo questa bellissima opera di Cittadini, numero 34, e poi io direi che, se riusciamo, facciamo un fermo immagine, se riusciamo. Benissimo, perché voglio andarvi a parlare sempre di un'altra opera quasi speculare, quasi gemella, ovviamente non è identica, sempre di Francesco Cittadini. Con un piccolo escamotage tecnico riusciamo a sbloccare il fermo immagine con i potenti mezzi della Galleria Orlando Arte. Benissimo, benissimo. Questa è l'altra opera gemella, ve la faccio vedere adesso da sola. Abbiamo fatto vedere la numero 34, vi faccio vedere la numero 36. Anche in questo caso vediamo la minuzia, la dovizia di particolari che usa il Cittadini per creare le sue corolle, i suoi fiori, e anche qui vediamo questi famosissimi blu, i blu che conferiscono opulenza e ricchezza all'opera d'arte stessa, perché ricordiamo che il blu oltremare veniva creato triturando lapislazzoli, signori. Se possiamo allargare l'immagine, a questo punto vediamo tutte e tre le opere, non vi svelo cosa abbiamo al centro, però volevo riuscire, se fosse possibile, a far vedere le due opere gemelle, una accanto all'altra. Io volevo una bella immagine. Allora, le due opere, signore, alla mia destra e alla mia sinistra, ovviamente vengono proposte singolarmente. Ovviamente avete la facoltà di decidere, di visionarle a casa, ovviamente senza nessun impegno, però secondo me poterle avere tutte e due in maniera speculare, magari in una parete di fronte all'altra, magari se avete una struttura architettonica in casa che possa dare enfasi alle bellezze di queste due opere di Cittadini, io le metterei una accanto all'altra, perché hanno le dimensioni identiche. Ovviamente i soggetti sono molto simili, ma secondo me acquisiscono ancora più valore. Bene, abbiamo parlato delle due opere di Cittadini, io adesso mi sposto e andiamo a zoomare sull'opera centrale. Una bellissima marina, signori, indovinate di chi? Di Claude Lorrain, signori. Una bellissima marina di Claude Lorrain. Claude Lorrain, parliamo di Claude Gallet, detto il Lorrain. Come vi ho già spiegato e come vi ho già raccontato in altre trasmissioni, negli artisti del 500, 600, 700, spesso il soprannome deriva dal luogo in cui o nascono, in questo caso la Lorena
infatti veniva chiamato il Lorenese, lui per di più è nato a Champagne, quindi questa bellissima regione che ovviamente è conosciuta in tutto il mondo, dove si produce Champagne. In questo particolare periodo Roma è un centro artistico particolare e il Claude Lorrain viene affascinato da Roma, quindi vediamo, signori, che all'interno della sua produzione incominciamo anche a vedere proprio degli edifici, delle opere architettoniche che ricordano proprio la Roma del XVII secolo. Quindi, signori, vediamo questa atmosfera sospesa tipica di Claude Lorrain, signori. Abbiamo i personaggi che sono intenti a lavorare, è un elemento peculiare di Claude Lorrain, quindi l'operosità dell'uomo che in questo caso stanno spostando, gli uomini che stanno spostando le barche, che sono magari dei pescatori appena tornati dalla loro pesca. E poi abbiamo queste scene popolari nella Roma del Seicento, e quindi abbiamo veramente un'opera che è pregna di quello che lui aveva appreso dalla frequentazione romana, però abbiamo anche ovviamente questo gusto, se vogliamo, anche francese, quindi la delicatezza nei colori, la pittura, se vogliamo, soave. Altro, signori, sapete che nelle Gallerie Orlando teniamo anche molto ai particolari, quindi io cerco, quando ovviamente la cornice merita, cerco di soffermarmi un attimo sulla tecnica, sulla realizzazione della cornice. Ricordiamo che proprio le cornici all'interno delle opere antiche hanno un valore molto importante, cioè conferiscono valore ulteriore all'opera. Quindi non stiamo parlando di un'opera che in qualche modo si avvicina a qualcosa che potrebbe essere. Qui stiamo parlando di Claude Lorrain, stiamo parlando di un'opera museale, stiamo parlando di un'opera 70%, stiamo parlando di altissima qualità. Perché tra l'altro, signori, vedrete che anche nel corso del tempo, quando ci conosceremo, vedrete che sicuramente quello che entra all'interno delle Gallerie Orlando è sempre di altissima qualità. Ci sono alcune cose che però veramente toccano dei livelli molto ancora più alti, proprio dei vertici veramente alti. Per cui in quel caso mi permetto anche di soffermarmi un po' di più, nel caso mi permetto anche di rubarvi ancora di più del tempo, però lo faccio con grande piacere. Saggi, le persone belle, le persone, diciamo, più che belle, le persone, diciamo, con un certo spessore, con una certa eleganza, si notavano, dicevano una volta, dalle scarpe. Se hanno le scarpe pulite, se hanno le scarpe sane, se hanno le scarpe belle, vuol dire che erano persone che avevano anche un certo spessore. Io dico che le case belle vengono, voi potete avere anche una villa hollywoodiana, possiamo avere anche un arredamento più elegante, più importante al mondo, però veramente la finezza di una casa, l'importanza di una casa, la conferisce soprattutto l'opera d'arte. Quindi quando entrate in quelle case dove magari vedete degli arredamenti importanti che sembrano quasi delle fotografie di Architectural Digest, e quindi qualcosa di molto bello, molto patinato, ok, però cominci a vedere delle stampine, delle cose un po' tristi, che poi, per assurdo, signori, magari uno dice vabbè, ma io non ho la possibilità di comprare l'opera d'epoca. Non è vero, signori, perché a volte, se voi andate anche avete la possibilità di andare in uno showroom dove si vendono mobili, a volte abbinano anche queste stampe, questi multipli, che hanno dei prezzi, sinceramente, che sono molto vicini a quelli che stasera Alessandro Orlando vi ha proposto per alcune opere magari del 600, del 700. Quindi, se a volte cerchiamo di calibrare ancora meglio i nostri investimenti, vediamo che, punto primo, abbiamo la possibilità di far entrare all'interno di casa nostra, all'interno del nostro, diciamo, del nostro patrimonio familiare, un qualcosa che rimarrà a noi e a coloro che verranno dopo di noi. E poi, secondo me, la casa, una casa bella, una casa importante, deve essere corredata da opere belle, opere importanti, a prescindere dal valore, signori, perché non è una questione di costo. Signori, allora vi ringrazio ovviamente per l'attenzione che mi avete
prestato questa sera, e ricordiamo appunto che domenica questa dalle 21 fino all'1 del mattino sarà con voi, non soltanto nel raccontarvi, lo farò con molto piacere, di tutte quelle che è l'evoluzione storico-artistica delle opere che andiamo a presentare, ma parleremo anche di investimento, quindi un qualcosa che mi appassiona in maniera particolare.